se tu esci una sera, vai alla ricerca per distrarti dell'amico quello single, c'è in tutte le compagnie, quello abbronzato tutto l'anno, quello che ogni volta che lo chiami, come va? Le trombo tutte io? Ti porta in discoteca, la discoteca è cambiata. Una volta si andava alle 10:30, adesso alle 10:30 devi andare a dormire perché si va all'1. Io ero sdraiato nel letto con la giacca e la camicia, ho guardato tutta c'è posta per te della De Filippi, era sabato. Addirittura quando si apriva la busta piangevo, brava Maria, brava. Figuratevi con quale entusiasmo sono andato in discoteca. Vai al bar, ti accorgi di come sono cambiate le discoteche. I baristi erano italiani. Come ti chiami tu? Franco, tu? Andrea, ciao. Cosa bevi? Coca-Cola, ghiaccio. Ghiaccio? Perfetto, ghiaccio. Limone? Perfetto, limone. Adesso i baristi, tutti questi ragazzini con le bottiglie, li vedi, hanno tutti dei nomi. Come ti chiami tu? Frank, tu? Tex, tu? Mix, tu? Tex. E dove sei? Lissone. Ma vattene a fanculo. Vedi tutti questi ragazzi col tatuaggio. 10 anni fa, se vedevi uno in spiaggia col tatuaggio, la reazione di ognuno di noi, vieni via, quello è stato in galera, vieni via che t'ammazzo. Adesso ce l'abbiamo tutti, cosa c'è? C'ho un tribale spaziale, tu un citofono qua davanti. Tu c'ho uno scaldabagno della Imetec qua dietro. Sono questi ragazzini di 18-20 anni, che tu li riconosci un chilometro prima di arrivare al semaforo, perché hanno la macchina che costa 100 euro, gli stereo 25.000 euro. C'hanno degli stereo, basta che alzi il volume, pum, si ribalta la macchina in parcheggio. L'inglese fa parte della nostra quotidianità. Ognuno di noi ha imparato almeno un termine inglese. Io i primi problemi li avevo quando andavo da McDonald's. Stavo dentro delle mezz'ore, la signora mi diceva, dica, un attimo, ma caspita, mi dia il tempo, no? Tu te li prendi dopo da solo perché ho già un casino io. I panini sono quelli là in cima. Mi don cheese mix chicken burger fish. Quick, roll. La signora mi diceva, ketchup. Che cazzo sono, me ne dia due, poi vediamo. I bambini adesso sono più evoluti di quello che eravamo noi, perché l'inglese lo imparano già alle elementari. Io ho la bambina, Rachele, 11 anni, studia l'inglese alle elementari. Siccome è un po' carente, la porto al pomeriggio a fare ripetizione da una signora madrelingua. Alle 4:30 va a prendere la mia mamma, che ha 82 anni ed è di Colonia Veneta. Mia figlia, quando vede sua nonna in lontananza, le fa Hi! Grandmother! Mia mamma in Veneto mi chiama, mi dice Andrea! A che sei la bambina che ha un problema alla bocca, zio Can? La parla male, dice la che ha bisogno di un lodo pedistico. In discoteca hanno trovato collocazione e posto di lavoro due personaggi. Il cubista maschio, da un decennio c'è. Quello tutto abbronzato, con i pantaloni in pelle, degli addominali scolpiti. Grossissimo, però lo vedi, ciao, come ti chiami? Mattia. Poi c'è la cubista, sono delle donne meravigliose con delle gambe, dei fisici, tu le vedi da lontano e dici, madonna, guarda che polpacci, guarda le caviglie, camminano verso il cubo, si avviano, le vedi che camminano in questo modo, che uno dice, poverina, questa si è cagata addosso. Invece hanno le scarpe della Termozeta. Non so se vi siete mai viste voi donne con le zeppe, avete quattro dita sopra, il mignolo morto senza sangue, appoggiato fuori, tutto legato. Che ogni tanto il mignolo vedi che si gira e dice, per favore andiamo a casa. Nelle discoteche di adesso hai a disposizione per ballare un metro quadro. E tu continui, dance, what you wanna dance? Do you wanna dance? Ah 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 ah. Do you wanna dance? Dopo 3 ore sei sudato fradicio, hai una sete, vedi il bar che è lontanissimo, però in un tavolo del privé vedi 12 bicchieri di vodka gelata. What you wanna dance? Li prendi tutti una sera, li ho bevuti tutti. What you wanna dance? Senti. Ah 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 ah. Do you wanna dance? Ah ah ah. Gli dico a uno, scusa il bagno, bella di zio. Andiamo a fanculo, bella di zio. Dov'è il bagno? Di là. Vedo là in fondo, in mezzo alla gente. What you wanna dance? Ah ah. Do you wanna dance? Dopo mezz'ora di tragitto arrivo, leggo, donne, minchia. Scusa, gli uomini da quella parte. Rifaccio la fila, what you wanna dance? Ah! Non ce l'ho fatta più, gli ho pisciata uno sui jeans. Lui si gira e mi fa, si suda, figa, gli ho detto io. Verso le 2:30, il cinquantenne non ce la fa più, vuole andare a casa, ma non trova il suo migliore amico, perché è sempre in giro. Dove sei? Voglio andare a casa, non ce la faccio più. Per
per favore andiamo a casa, sono le 2:30, what you wanna dance? Esci dalla discoteca e vai verso il parcheggio. Il parcheggio di solito è a 300 metri. Quando esci ti incammini, mentre cammini senti. Dici. Cos'è, un UFO? No, sei tu che hai il timpano lesionato perché sei stato 4 ore a fianco alla casa. Non riesci a parlare neanche col parcheggiatore. Dov'è la mia macchina? E intanto senti. Dov'è la macchina? Lui si gira e ti fa. Poi arriva il tuo amico, ti prende la tasca, andiamo a far colazione! La macchina, colazione! Dove? È tutto aperto! Non capisci più niente, vai fuori da una pasticceria, panetteria, alle 4 del mattino, sei in fila, fermo in fila, da mezz'ora, e in fondo alla fila senti. Cappuccio, brioche. Capuccio, dopo molon, sì, vuoto, ah, capuccio. Cacao, sì, buona. Una volta ho visto un pasticcere andare da uno, dalla fila, tocca a te! Cappuccio e brioche alle 4 del mattino è buonissimo. Dopo che hai bevuto 4 vodka orange in discoteca, nell'intimità del tuo letto verso le 8 del mattino, per mezzo di una reazione chimica naturale, quando ti giri, fai una scoreggia soltanto, una. Senti proprio. Che anche la trapunta dice, eh no, questa non ce la faccio neanche io. Prendi la macchina per andare a casa. Mentre guidi il tuo amico mette la radio, what you wanna dance? E tu, cappuccio, mio. Do you wanna dance? Cappuccio. What you wanna dance? Brioche, due. Si affianca alla macchina dei carabinieri. Ci vuole dance. Cappuccio, brioche. Ci vuole dance, cappuccio. Loro vedono che sei stonato. Ti fermano. Non c'è mai un carabiniere della zona dove ti trovi. Scendo dalla macchina. Entrambe voi due. Dove stiamo andiamo? Qual è il soggetto? Provi a dare delle spiegazioni, maresciallo, guardi che siamo bravi ragazzi, stiamo tornando a casa. Lascia stare chi siete, chi non siete, che anche noi non abbiamo il tempo di stare qua a terci cristallare, forza! Esci patente libro. Probabilmente una volta ho perso la patente in discoteca e gli ho detto, maresciallo, guardi che forse la patente l'ho smarrita. E lo so. Lo so, non tutte le ciambelle riescono con il buco. Io l'ho guardato e gli ho detto, di 28 ce n'è uno. Ha chiamato rinforzi fino alle 4 del mattino, rosso di sera, bel tempo si spera. Loro cercano di prevenire l'incidente del sabato sera con la macchina, noi provano a darti spiegazioni. Ammettiamo che uno di entrambe voi due questa sera è uscito dal luogo della divertimentazione e ha alzato un pochino l'omero. Allo stop sopraggiungente arriva un altro mezzo veicolato con all'interno 4 medesimi stessi. Entrambe voi 8, ma il cazzo dici 4 più 2 fa 6. Non vi fermate allo stop? Succede quello che succede. L'indomani siamo noi che andiamo dai genitori e gli diciamo è successo.